Ciao, bentornati sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questa è la conferenza del lunedì sera, la registrazione della conferenza del lunedì sera che puoi raggiungere in tempo reale se vuoi tutti i lunedì alle 21. Per avere il link d'accesso ti basta inviare un'email a programmare@associazionemaggiolina.it. Siamo qui col nostro Scratch, col nostro programma Arcanoid che abbiamo deciso di fare. Allora, lunedì scorso abbiamo chiuso la conferenza con un problema. Andiamo a vederlo. Io vado qui nelle mie cose per vedere dove eravamo arrivati la settimana scorsa. Allora, il nostro programma è questo Arcanoid del lunedì. Faccio guarda dentro. Stavamo programmando il secondo livello. Alla fine del primo livello iniziavamo con il secondo. E ci siamo anche programmati una scorciatoia, cioè quando io faccio partire il gioco, ora l'ho fatto partire, e posso giocare, però per entrare nel secondo livello senza dovermelo giocare tutto, ci siamo detti, se io premo il tasto numero 2, abbiamo programmato il cambio del livello. Ecco, il problema che abbiamo è qui. Adesso questo problema qui oggi è ancora diverso da come me lo ricordavo. In pratica, i nostri mattoncini qui corrono anche verticalmente. C'è qualcosa che non quadra. Allora, durante la settimana Edoardo ci ha lavorato e ha trovato un po' una soluzione, insomma, ha ottenuto quello che ci interessava. Andiamo a vederlo. Questa è una cosa che possiamo fare tutti perché Edoardo lo ha condiviso sul web, quindi lo ha condiviso su Scratch, per cui noi possiamo andare su Scratch. Allora posso andare qui nella pagina principale di Scratch, scrivere Arcanoide del lunedì, perché questo è il nome con cui l'ha condiviso. Arcanoide del lunedì, eccolo qua che viene già fuori. Faccio la ricerca premendo invio e escono tutti gli Arcanoide del lunedì che sono stati creati da me e da voi. I miei sono quelli di Daniele Castelletti, ecco, quindi per me questo qui è quello ufficiale. Questo immagino è quello di Edo, Arcanoide del lunedì 2, Edo, giusto Edoardo? C'è lo stesso sfondo, per cui è dove siamo arrivati. Quindi voglio provarlo e guardarci dentro, quindi lo clicco e vediamo adesso un attimo che parta. Eccolo qua. E decido di provarlo. Io oggi ci ho giocato. Schiaccio la mia bandiera, parte come il nostro, perché è il nostro di fatto, dove lui poi ha aggiunto delle componenti. Quando schiaccio il numero 2 per passare al livello 2, ecco che lui ha ottenuto i mattoncini e poi adesso è giocabile. Quindi il livello 2 si è autocreato da solo grazie al lavoro di Edo, quindi devono fare questo lavoro qui i mattoncini. Per cui mi dico, ah, va bene, allora vediamo come ha fatto Edoardo a ottenere il risultato. Rimpiccioliamo e andiamo a guardare dentro. Prendo un mattoncino, il rosso, noi stavamo lavorando sul rosso, avevamo i primi problemi sul rosso e quindi andiamo a vedere il suo mattone rosso. Allora, accipicchia, ho già questo qui. Tutte le volte faccio questa scoperta qua, vabbè. Tanto comunque non posso salvarlo e quindi non posso danneggiarlo. A me interessava questo. La parte che stavamo lavorando noi era questa, dove c'era il livello 2, cioè quando ricevo il livello 2 entra in funzione questa parte qui ed è quella che crea i mattoncini in diagonale. Cosa facciamo? La prendiamo, la mettiamo in valigetta. Così vediamo anche bene il funzionamento della valigetta. Quindi in questo modo ne faccio una copia, non la tolgo là da Edo, ma la metto in una valigetta perché così posso andare ora nel mio Arcanoid del lunedì e prenderla dentro nella mia programmazione per poterci gestire, ma soprattutto per poterla confrontare con quello che già stavamo facendo e cercare di capire dov'è che sbagliavamo e come Edoardo ha fatto le cose in maniera diversa. Ed è una cosa che io dico sinceramente, ho già fatto nel pomeriggio perché ci è voluto diverso tempo per capire le cose. Ok, quindi l'ho presa e messa nella valigetta. Questo lo posso abbandonare, anche se chiaramente c'è, giocatela, utilizzatela la versione di Edoardo perché funziona. Vado nelle mie cose.
qui mi dice vuoi salvare, vuoi uscire, sì, esco. Le modifiche potrebbero non essere salvate. D'accordo, esco, anche perché non voglio salvare cose su quello di Edoardo, non credo neanche che si potrebbe, cioè potrei eventualmente salvarne una copia. Vado a prendere il mio, vedete che io ne ho due qua, questo col copy è quello dove nel pomeriggio, poi cercando di capire come ha fatto Edoardo, ho fatto esperimenti trafficato per fare un po' di esperienza e trovarci qui questa sera a parlarne. Quindi l'originale non lo tocco mai se non in diretta insieme a voi. Quindi adesso ci guardo dentro, ora si caricherà, vediamo che arrivi. Eccoci, vado sul mattoncino rosso, purtroppo qui lo schermo è un po' piccolo, avrei bisogno di uno schermo un po' più grande per avere un'area di lavoro più ampia, però potrei anche cambiare, fare in modo che questo si veda più in piccolo, vediamo. Allora, c'era una funzione visualizza qualcosa del genere, vediamo se è dentro, visualizza con stage piccolo, ecco, qui mi fa vedere un'area stage più piccola, l'area degli script più raccolti, per avere uno spazio per la mia programmazione più ampio, che in questo momento è quello che mi serve. Allora, come eravamo rimasti? Allora, questo qui lo butto via perché si vede che nel pomeriggio mi sono sbagliato e l'avevo usato senza volere. Quindi questa era la nostra cosa ufficiale, cioè io la settimana scorsa ho chiuso la registrazione così. Bene, e questo livello 2 è quello che abbiamo fatto insieme la settimana scorsa. Ora apro la mia valigetta e tiro fuori quello di Edoardo e lo vado a posizionare qui, così vediamo bene anche l'utilità della valigetta che prima Giovanni mi chiedeva, è proprio questa, quella di poter prendere dei pezzi di programma per utilizzarli da un'altra parte. Ok, mi sposto e mi concentro su questo. Quello di Edoardo sappiamo che funziona. Vediamo di capire le differenze. Edoardo l'ha fatto su quello che avevamo già studiato insieme, però ha trovato le soluzioni giuste. Allora, una cosa che io ho notato, quindi queste cose non è che mi vengono così semplicemente guardandolo, perché ci ho già guardato nel pomeriggio e quindi ho già fatto un po' di prove. Allora, innanzitutto, lui ha spostato il mostra non qui, ma dentro a questo ciclo. E ho provato effettivamente al suo perché, e quindi anche noi facciamo lo stesso lavoro. Lo sganciamo da lì e lo mettiamo dentro là. Quindi lo mostriamo in un momento diverso, il nostro mattoncino. Ok. Poi una cosa che ho notato facendo le prove, e me lo diceva prima che iniziassimo a registrare, Edoardo ha ottimizzato gli spazi, cioè ha centrato i mattoncini, poi quando appaiono gli ha dato la distanza giusta, per cui ha cambiato questi valori. Vedete che io qui ho 115, lui ha 120. Siccome ho visto che effettivamente viene giusto così, mentre il nostro era un po' scentrato, lo cambiamo subito e andiamo a mettere le sue misure, dato che ha già fatto calcoli e prove, quindi ci va bene. 220, qui c'è meno 250, vediamo se posso ingrandire un po' senza farci problemi, ok, e riuscire a concentrarci solo sui nostri, eccolo qua. Quindi meno 250, meno 250, 42, su questo numero qui ci concentreremo tra poco e vedremo. Qua è uguale, meno 18, meno 18, ok, per il resto mi sembra uguale. Bene, allora l'unica differenza che resta sostanziale, a parte il mostra e le misure, che però le misure non erano quelle a creare il problema, l'unica differenza sostanziale è questo numero qua. Ripeti 0.5, ripeti 10 volte. Allora, in pratica cosa succede? Allora, io adesso sgancio questo di Edoardo, così che non verrà eseguito. Provo qui a farlo andare, tanto anche se in piccolino lo vedremo lo stesso, e vediamo quello che succede a noi. Allora, bandiera verde,
premo il numero 2, così andiamo subito al livello 2, a noi succede che i nostri mattoncini, i nostri mattoncini, lo rifaccio perché così ci parliamo sopra giusto, i nostri mattoncini vengono creati tutti in diagonale e poi dopo vanno in giù, mentre io invece vorrei che ce ne fossero 11 e basta. Ok, allora stacco il nostro, riattacco quello di Edoardo e riproviamo. Allora stoppo, bandiera verde, 2, livello 2, così apparirà, eccolo qua. Quello di Edoardo viene giusto, ci fa i mattoncini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, così come deve essere il comune. Per cui va bene. La cosa, e questo allora riagganciamo il nostro e sganciamo quello di Edoardo, anche se ormai sono molto simili, quindi non c'è più uno o l'altro. È questo il numero, l'unico numero diverso del nostro lavoro è questo, 0,5, e questo invece è un 10 volte. Ci ho pensato abbastanza a lungo nel pomeriggio perché non riuscivo a capire come mai ci fosse questo problema, perché in pratica questo 10 per noi è importante, perché noi, che questo 10 che tra l'altro ho pensato dopo avrebbe dovuto essere 11, intanto lo vado a mettere, per noi è importante questo 11, perché questo è quello che fisicamente duplica, qui c'è crea clone, duplica i mattoncini e li posiziona. Quindi se io voglio avere 11 mattoncini, bisogna pure che questi 11 mattoncini me li crei, per cui questo passaggio, che è quello che crea il mattoncino, viene creato 11 volte, di modo da avere 11 mattoncini. Mentre invece, e però non funziona, ne fa troppi, io ne chiedo 11 e lui ne fa, io poi oggi pomeriggio ho trafficato per cercare di capire quanti, ne fa 110. Perché ne fa 110? Questo invece con 0,5, che vuol dire ripeti mezza volta, non ha neanche molto senso se volessimo, perché la ripetizione deve essere 1, 2, 3 per poterlo fare, va bene. Questo li fa tutti quanti giusti. Allora io nelle varie prove ho provato questo 11 a spostarlo a 1, a dirgli senti, ripeti una volta, 0,5 mi suona troppo strano, ripeti una volta. E con una volta, adesso lo proviamo, funziona giusto. Eccolo qua, che fatto una volta me lo crea giusto, perfetto. E quindi 0,5 o 1, perfetto. Addirittura ho provato anche a toglierlo, cioè ho tolto la ripetizione e l'ho messo così e funziona lo stesso. Il che ha dell'assurdo, perché, ripeto, è qui che crea il clone e poi viene posizionato secondo queste caratteristiche, quindi abbiamo la scaletta dei nostri 11 mattoncini. Ci ho impiegato un bel po' a capire come mai di questa cosa. E in pratica succede questo: noi abbiamo già i cloni dei nostri mattoncini, cioè noi vediamo tre sprite, il rosso, il giallo e il viola, però quando abbiamo fatto il livello 1 abbiamo già in passato creato i cloni, li abbiamo creati qua sopra. Adesso volevo andarci senza fare disastri nel nostro programma. Li abbiamo creati qua sopra, in questa funzione qui, dove c'è crea clone di me stesso, vengono generati tutti i mattoncini che vengono generati orizzontalmente. E questi cloni, anche se non li vediamo più, esistono in definitiva. E questi cloni contengono questo codice qui. Quando io vado a far ripartire il gioco, vengono clonati e si trovano dentro anche questo codice qui, per cui quando io gli dico di fare la ripetizione 10 volte, in realtà sono 10 mattoncini, 11 mattoncini che ripetono 11 volte questo comando, per cui facendo il conto per 10 ne vengono 110 invece di
10 o 11 che noi vorremmo, perché sono 10 che si duplicano per 10, per cui ecco il motivo per cui ce ne sono molti di più. Mi ci è voluto un bel po' per arrivare a questa cosa, perché con i cloni non ho mai lavorato più di tanto con questo Scratch, per me è un impararlo insieme a voi, e quindi ci è voluto un bel po'. Per cui il discorso è questo: o lascio uno e non se ne parla più, funziona, perché dobbiamo stare a crearci tanti problemi. Però non mi piace lasciare indietro un qualcosa che non funziona bene, di cui non ho un controllo assoluto al 100% del perché faccia questo oppure no. Per cui ci ho trafficato per togliere questa cosa. Cioè, io qui voglio poter tenere 11 e essere io a dire al computer quanti cloni fare, perché magari in un altro momento li posso far diventare un numero diverso. Cioè, voglio avere il controllo di questa cosa. Per cui, allora, questo lo togliamo, quello di Edoardo è perfetto, è giusto, e noi ci siamo uniformati, l'abbiamo fatto uguale, se non per il numero 11. E qui, solo per una preferenza di programmazione, voglio cambiare un po' il programma fatto in passato, affinché io possa, anziché usare uno e quindi avere i 10 mattoncini che si duplicano da soli, avere 11, in modo da avere il pieno controllo. In pratica, cosa devo dire? A un certo punto devo dire che tutti quei cloni che abbiamo creato, che non vediamo più, vengano distrutti, vengano abbandonati. In questo modo, questo dovrà lavorare e far girare il programma 11 volte per avere gli 11 mattoncini. E quindi io oggi pomeriggio ho cercato il modo di fare questa cosa. Allora, quando facciamo distruggere i cloni? Li facciamo distruggere quando non servono più, quindi quando ho finito il livello, in teoria, o quando in ogni caso passo al livello successivo. Quindi il passaggio al livello successivo mi sembra che l'abbiamo messo dentro la pallina, io ho cliccato sulla pallina allora, perché in pratica quando il contamattoni è uguale a 33, eccolo lì, lo ingrandiamo, quando il contamattoni è uguale a 33, è qui che io passo al livello 2, infatti qui c'è invia a tutti livello 2. Quindi qui io voglio fare distruggere i vari cloni. Per far distruggere i cloni li devo distruggere dentro il mattoncino rosso, per cui io qui ho pensato, perché non è detto che sia la strada più giusta o l'unica, ho pensato di mandare un messaggio a tutti, quindi invia a tutti un messaggio, e quindi lo mettiamo qua, prima di passare al livello 2, ho detto invia a tutti un messaggio, il messaggio lo creiamo nuovo, con scritto cancella cloni, in modo che tutti i vari cloni possano essere cancellati. Per cui nella pallina il lavoro che mi interessava l'ho fatto. Vado nello sprite 1 e da qualche parte inserisco quel comando che serve a cancellare i cloni. Quindi quando si riceve, quindi dov'è? Quando ricevo, lo mettiamo qua, quando ricevo cancella cloni, allora tu cancelli i cloni. Vado in controllo e c'è, dunque, eccolo qua, elimina questo clone. Per cui questo messaggio, questa programmazione qui, sarà all'interno di tutti i mattoncini che verranno creati. Cioè ogni clone, quando viene duplicato all'inizio del gioco, cioè in questo comando qui, quando viene fatta la prima schermata, conterrà anche questi codici, perché adesso noi li abbiamo inseriti. Per cui quando verrà detto a tutti di cancellare i cloni, a tutti, poi comunque saranno gli interessati, saranno i mattoncini, il mattoncino distruggerà i cloni, ogni clone si autodistruggerà e rimarranno solo i 3 sprite che noi abbiamo effettivamente disegnato. In questo modo, quando verrà eseguito questo codice, con gli 11 passaggi che creerà 11 nuovi cloni,
dovremmo essere a posto. E lo proviamo. Lo ingrandisco per andarlo a vedere in grande. Partiamo con la bandiera verde. Diamo il 2 per passare subito al livello successivo, livello 2, ed eccoli qua. Allora li conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presumo 10 e 11. Quindi ci siamo, erano venuti giusti, no? Inizialmente, vediamo subito. Quindi abbiamo ottenuto, grazie a Edoardo, scoperto questa cosa dei cloni e siamo riusciti a ottenere il nostro livello 2. Già come aveva fatto lui andava bene, io diciamo più per esperienza che altro ho pensato che è meglio secondo me riuscire a toglierci da quella situazione e controllarlo così. Quindi adesso dobbiamo farlo per gli altri mattoncini, il giallo e il viola. Allora rimpicciolisco un attimo, per cui questi comandi li vado a mettere in valigetta. Allora, intanto questa valigetta qua la cancello e ci metto dentro questo, che è quello definitivo, e questo, perché anche questo dovrà, questo cancella cloni, dovrà essere messo anche questo negli altri mattoncini. Quindi, mattoncino giallo, ci clicco sopra, tiro fuori il cancella cloni che posso posizionare lì e ora tiro fuori anche questo che posiziono qua sotto, che è quello che creerà i mattoncini. Devo però cambiare le variabili che avevamo qua. Allora intanto lo vado a ingrandire così lo leggo meglio. Eccolo. Allora in pratica noi avevamo creato, ecco qua si vede tutto, una nuova variabile della PY rossi. Questa era la posizione Y, che è la posizione in altezza del mattoncino, perché nel primo schermo sono tutti orizzontali, quindi non avevamo bisogno di regolare l'altezza. Qui questo PY, se vi ricordate, adesso capisco che non sia facile ricordarlo, comunque il PY spostava la posizione verticale del nostro mattoncino. Quindi devo crearmi una variabile, allora variabile, crea variabile e la chiamiamo PY gialli, e dato che sono qui, creo anche un'altra variabile PY viola, perché comunque poi mi servirà anche per il mattoncino viola, e do ok. Le spengo da qua perché non le voglio vedere qui dentro quelle due variabili, non devono essere mostrate, devono essere nascoste. Ok. Quindi adesso quello che devo fare qui è gestire la posizione. Devo cambiare qui, invece di PY rossi, devo dire PY gialli. Ok. PX rossi, devo dire PX gialli. Qui bisogna fare attenzione perché ad esempio nel pomeriggio nelle prove ne ho sbagliato uno, ci ho impiegato un sacco di tempo a sapere come mai non funzionava. Allora PX rossi deve diventare PX gialli, dov'è adesso qua? PX gialli, ce lo butto sopra così lui manda fuori l'altro e tiene dentro quello nuovo. Qui ci vuole un PY gialli, PY gialli, posizione Y gialli. Ok, e questi li andiamo a cestinare, 1 e 2. Stesso lavoro qui, PX rossi deve diventare PX gialli, dove è PX gialli, e PX rossi deve diventare PX gialli e ce li devo mettere sopra. Questi li andiamo a mettere qua, questo viene buttato fuori e lo mettiamo via. Qui ci vuole PY rossi, deve diventare PY gialli, gialli. Ok, in teoria siamo a posto. L'unica cosa che dovremmo fare adesso è abbassarci un po', perché altrimenti questi gialli vengono stampati direttamente sopra quelli rossi, perché quelli rossi hanno già la loro posizione. Quindi
la posizione Y di partenza è 120. Se io voglio abbassarmi, mi abbasserò di 18. Qui ci abbassavamo di 18. Tra uno e l'altro c'è un 18 di differenza. Allora, Edoardo li aveva staccati un po' di più, forse aveva usato un 20. Ora non so se... facciamo il 20, tanto per comodità. Quindi, invece di 120, mi basta partire a 100 qua. 100. E adesso, in teoria, se non ho sbagliato niente in tutti questi discorsi, dovrebbe funzionare. Lo proviamo. Proviamo sempre passo dopo passo per evitare di andare troppo avanti e trovare troppi disastri. Poi ho già schiacciato il livello 2 e eccoli qua. E sono venuti fuori bene. Ok. Ah, però qua, vediamo se funziona il giallo. I gialli non spariscono perché ho dimenticato una cosa e l'ho dimenticata qua dentro. Qui invece, no, dov'è? Qua sotto, devo dire, invece di attiva rossi, attiva gialli. Attiva gialli. E adesso sono certo che siamo a posto. Facciamo lo stesso lavoro per i viola. Allora, rimpiccioliamo un po' qua. Torno un attimo sui gialli per vedere una cosa. Questo non serve più, perché erano questi due pezzetti qua, poi ci si attaccava sotto, quindi questo lo tiro via. Torniamo sul viola. Allora, devo mettere dentro questo, che è quello che cancella i cloni. Devo mettere dentro questo, che è quello che fa la duplicazione, e questi due comandi, ve lo mostro di nuovo, siccome sono identici, praticamente andava messo così. Questo è un doppione e lo butto via. Qui mi posiziono, zoom un po' per avere maggiore comodità e vedere meglio le cose, e adesso devo modificare questa area qui. Questo PY rossi deve diventare un PY viola, tutto deve essere trasformato in viola, PX rossi, PX viola, adesso mi sono sbagliato, ci ho schiacciato sopra e sono apparsi là i viola, ma va bene lo stesso. Abbiamo detto che questo era un PX, quindi PX viola, ok, PX rossi, quindi questo è lo stesso lavoro, sembra noioso, ma bisogna fare molta attenzione qui. PX viola, ce lo mettiamo sopra, ok, e PY viola, viola, PX viola, e PX viola, però devo prenderlo qua, ok. PY viola e basta, questi qua si possono buttare via. E ci siamo. La posizione invece di 100, perché adesso il giallo era 100, ci togliamo di altri 20, quindi andiamo a 80 in modo che i viola vengano fuori sotto. Qui devo dire attiva viola. Attiva viola e penso che ci siamo. Lo proviamo. Allora, si parte col gioco, si arriva al livello 2 ed eccoli qua i nostri mattoncini. Ora cominciamo a giocarci. La pallina parte in alto, per cui mi aiuta già, e poi qua devo giocarci. Bene. E questo diciamo che è un discorso fatto, si potrebbe già giocare il livello 2. Vorrò fare una cosa, ma la facciamo la prossima volta, vorrò sotto ai viola avere un'ulteriore fila di mattoncini grigi che però verranno distrutti solo quando vengono colpiti, solo dopo essere stati colpiti due volte, siccome questo è il secondo livello. Voglio introdurre una nuova difficoltà, una barra di mattoncini di cemento che debbano essere colpiti due volte
per poter essere distrutti. Magari al primo colpo si crepano, gli facciamo le crepe, e al secondo colpo vengono distrutti, così si può cominciare a giocare. L'ultima cosa che voglio fare adesso, che è una cosa semplice, è cambiare un po' l'aspetto dei miei mattoncini. Così ci pensavo, mi piacerebbe dargli un aspetto un po' più tridimensionale, farli risaltare un po' di più, e ci sono vari modi per fare questo. Ne facciamo uno, poi vediamo se ci piace, lo teniamo, altrimenti lo cambiamo. È quello di dargli l'effetto ombra, cioè voglio che i miei mattoncini facciano ombra sullo sfondo, così che sembrino avanzare, sembrino un po' più avanti. Dato che tutto il lavoro si basa semplicemente sui tre mattoncini, mi basta modificare questi tre per avere l'effetto poi in tutto il gioco. Quindi lo facciamo, voglio cambiare solo l'aspetto. Parto dal rosso per abitudine, vado su costumi, quindi cambio l'aspetto questa volta, per cui non c'è bisogno che io lavori sui codici. E quindi devo cambiare questo rosso qui. Ingrandisco un po' il mattone, troppo così. No, ma sì, dai, un po' meno. Allora, per fare l'effetto ombra di solito si fa in questo modo. Si prende l'oggetto, io ho la freccia inserita, lo tocco perché venga selezionato, lo doppio praticamente con questo qui che è un timbro, me l'ha doppiato, ora ci clicco sopra, ecco qua che ho ottenuto un secondo mattone. Con le quattro frecce direzionali io lo posso posizionare, lo voglio posizionare esattamente sopra l'altro, in modo che siano perfettamente uno sull'altro. Quindi sono uno sull'altro. A questo qui cambio il colore, prendo il secchio, potrei dare un grigio, penso che darò un nero però, perché quindi do una secchiata di nero, perché secondo me dà un effetto più, un'ombra più forte. Noto da qui, anche se ci vedo poco, che si vede un filino di rosso, quindi non va bene. Allora, clicco, vengo giù ancora un po' e un po' a destra, così che siano esattamente sovrapposti. Lo scalo di un livello, cioè faccio sì che quello nero vada sotto a quello rosso, eccolo qua, quindi quello rosso è davanti, quello nero è sotto. Io ho selezionato quello sotto perché non ho più toccato il mouse, quindi se muovo le freccine e vado leggermente verso destra, ecco che viene fuori quello nero, si disassa e si vede un po' verso destra e un po' verso il basso. Ecco, quattro colpetti a destra, quattro colpetti in basso, adesso clicco fuori, ho ottenuto il mio mattoncino con l'effetto ombra. Qui c'è da capire se il nero è troppo esagerato, era meglio un grigio oppure no. Per adesso lascio il nero, mi piace. Cambio mattoncino e faccio lo stesso lavoro, quindi lo seleziono, prendo il timbro, lo tocco perché così viene clonato, lo riposiziono con le freccine, non tocco neanche il mouse perché con le freccine sono molto più preciso, lo riposiziono. Adesso che ora andrò a colorarlo con il secchio e gli do un colpo nero, lo vedrò meglio. Sono un po' troppo a sinistra perché a destra vedo del giallo, torno indietro finché non lo vedo più. Devo toccarlo con le freccine, eccolo qua, per selezionarlo. Così mi pare di essere giusto. Lo porto sotto di livello e lo sposto di 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dovrebbe essere uguale all'altro. Viola. Allora, lo seleziono. Lo duplico. Lo porto allo stesso livello, dando un po' di colpetti. Forza computer, questa volta me l'ha disassato tanto, lo fa lui da solo, probabilmente da dove, in base a dove lo tocco. Ok, secchiata di nero, torno a selezionarlo con la freccia, devo andare un po' a destra perché il viola si vede. Lo porto sotto, lo disasso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E basta. E adesso ci siamo. Proviamo il nostro gioco, vediamo se si vede qualcosa. Ingrandisco lo schermo, parto questa volta con la bandiera verde per giocare. I mattoncini hanno un bordo. Adesso non so se voi dalla conferenza lo vedete, però sono un po' in rilievo, quindi un effetto grafico un po' più bello, direi, insomma. Perché alla fine anche queste cose
fanno. E adesso si può giocare finché si arriverà al livello 2. Ora schiaccio il 2 per saltare il livello 2 ugualmente viene, qui si vede già di più perché lo sfondo è più chiaro, si vede già che i mattoni sono sopraelevati. Vediamo se funzionano tutti, perché alla fine mentre chiacchieravo non ho fatto caso. Sì, funzionano tutti, viola, gialli e rossi. E niente, siamo a posto. Se qualcuno ha qualche domanda da fare mentre registriamo, me lo dica, altrimenti chiudiamo la registrazione e magari ne discutiamo dopo. Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie per la visione, ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto, a commentarlo, ti invito a provare a fare degli esperimenti, a fare anche dei livelli, perché ci serviranno vari livelli, per cui chi vuole cimentarsi e disporre i mattoncini e degli sfondi creando un livello, per noi è un grosso vantaggio, poi magari lo facciamo anche firmare. Iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto e ci vediamo presto. Ciao, grazie.